Grazie per essere qui con noi, siamo veramente molto contenti perché c'è stata una risposta al nostro invito che non ci aspettavamo e di cui siamo veramente molto contenti, veramente grazie a tutti. Credo che ormai mi conosciate tutti, perché io conosco quasi tutti, ma per chi non lo sapesse sono Vincenzo Metrano e sono il presidente di SIEC, dell'associazione che vi ospita stasera e che è l'associazione che raggruppa gli operatori nell'ambito del mercato dell'integrazione dei sistemi. L'obiettivo è quello di dare visibilità alla figura professionale del sistema integrato. In questo momento lavoriamo tutti con grande professionalità, c'è una grande cultura di base, ma tutti sappiamo che la professione non è chiaramente riconosciuta. Grazie ancora per essere qui, lascio la parola a Nennio Prase che vi introduce tutta la parte relativa alla formazione e agli eventi che avremo quest'anno nei mesi prossimi a venire. Grazie ancora. Abbiamo realizzato un seminario particolarmente approfondito su tutta una serie di normative che riguardano il settore audio, ma automaticamente anche il settore della sicurezza, in particolar modo convergente su tutta una serie di normative ERNE collegate al mondo dell'evacuazione vocale. Passando praticamente al seguito, noi avremo la possibilità di ripetere praticamente questo evento riguardante la normativa sull'evacuazione guidata, prima di tutto praticamente in una location a Roma, okay, nel mese di aprile, e dopo ripeteremo, siccome c'è stata veramente una richiesta molto ma molto forte, nel senso praticamente che abbiamo raccolto successivamente tutta un'altra serie di adesioni e di conseguenza dovremo cercare di ripetere questa prima opportunità ad aprile, ma ripeteremo praticamente questo primo training che abbiamo fatto a Milano, lo ripeteremo ad aprile e dopo in autunno in data da destinarsi, diciamo. Buonasera a tutti, allora io sono Carla Conca, lavoro per Epson, ma in SIEC sono il presidente onorario. Allora, è un tema molto sentito quella del riconoscimento della professione del sistema integrator in Italia e fino ad oggi era un percorso che non aveva nessuna possibilità di essere riconosciuto dal governo italiano perché non esisteva un percorso normativo che permettesse il riconoscimento. Allora, esiste una normativa europea che è stata recentemente recepita dal governo italiano e ha fatto in modo tale che l'ente unificatore italiano creasse una commissione che si occupa appunto del riconoscimento delle professioni non regolamentate, ovvero sia tutte quelle professioni che hanno una fortissima specializzazione ma che non appartengono a un albo o a un collegio. Allora è stata creata questa commissione che si occupa di creare queste norme che poi vengono riconosciute in Italia come professioni regolamentate, quindi non è una certificazione ma è un insieme di caratteristiche che si suddividono in competenze, conoscenze ed esperienze che permettono di identificare gli operatori. Allora, quello che abbiamo fatto, siamo entrati in contatto con UNI, abbiamo preparato una scheda pre-normativa che è già stata sottoposta alla Commissione e che è stata accettata dalla Commissione, quindi stiamo per iniziare la fase successiva creazione del tavolo vero e proprio, per cui ci presenteremo alla prossima riunione ufficiale della Commissione UNI dove la scheda verrà ufficialmente ammessa nel percorso normativo, si formerà questo tavolo che ha il compito di creare questo insieme di norme.